Siamo negli uffici della Protezione Civile del Comune di Sesto Fiorentino e siamo qui per due motivi. Primo, perché con questo video inizia una collaborazione con la Protezione Civile di Sesto Fiorentino. Secondo, perché proprio da oggi scatta un'allerta neve e di questo ne parliamo, di tutti questi argomenti, ne parliamo con Maurizio Andorlini della Protezione Civile del Comune di Sesto. Allora, in questi giorni abbiamo visto, la stampa ne sta parlando diffusamente, si prevede che verso la metà di questa settimana potrebbe esserci un evento nevoso, ripetersi un evento nevoso. L'ufficio, il servizio da tempo ha pianificato l'attività e per cui siamo già operativamente, abbiamo allarmato soprattutto le associazioni che collaborano con noi e in particolare ci siamo mossi anche precedentemente per far sì di dare informazioni utili ai cittadini perché avvenga quello che auspichiamo, cioè la reazione positiva a un evento critico, la famosa, quella che viene definita la resilienza. In questo aspetto ci siamo mossi facendo istruzioni sull'utilizzo per la guida in condizioni di emergenza neve e ghiaccio, su come si utilizzano le catene, si montano le catene da neve, raccomandando però che in caso di neve la migliore soluzione per tutti è quella di limitare l'utilizzo del mezzo privato sulle strade. Questo perché intanto si agevolano gli interventi di pulizia delle strade, di spalatura della neve eccetera, in seconda battuta perché si favorisce invece il transito dei mezzi pubblici che si auspica sia utilizzato. L'Ufficio di Protezione Civile di Sesto Fiorentino ha stipulato negli anni delle convenzioni con tre associazioni di volontariato, la Misericordia di Sesto Fiorentino, la Racchetta sezione di Sesto Fiorentino e l'Associazione Nazionale Carabinieri, sempre sezione di Sesto Fiorentino. Queste associazioni collaborano ormai da anni con l'Ufficio di Protezione Civile nelle varie attività, in particolare adesso che si avvicina l'emergenza neve. Sono già preallertate e quindi ci ritroveremo una nuova sede in via Paganini con queste tre associazioni dove c'è già il sale e i mezzi attrezzati per lo spargimento del sale. Il Comune di Sesto Fiorentino con l'Ufficio di Protezione Civile diciamo, per questa emergenza neve e soprattutto diciamo, per poter affrontare anche in futuro futuri eventi nevosi ha stipulato una convenzione con una ditta che ci mette sempre a disposizione un mezzo spargisale sempre pronto all'utilizzo su chiamata e poi abbiamo preparato 5 pancali di sale dislocati in un paio di posizioni strategiche nel territorio di Sesto, pronti per essere utilizzati sia dalle associazioni convenzionate con la Protezione Civile, qui del Comune, sia da noi stessi tecnici qui di Protezione Civile, in quanto abbiamo preparato proprio di recente, abbiamo allestito un mezzo fuoristrada, una Land Rover fuoristrada, riallestita nuovamente per poter affrontare diciamo, queste situazioni nevose, e un rimorchio spargisale, allestito apposta che possa essere portato facilmente, diciamo agevolmente nelle strade del comune attrezzato per lo spargimento sale appunto. Naturalmente questi interventi, sia quelli diretti dell'ufficio anche in termini operativi, sia gli interventi che è stato detto faremo avvalendosi delle associazioni del volontariato convenzionato che della ditta a cui è stato appaltato il servizio in condizioni di emergenza di cui si parla, sono da calibrare in relazione alle precedenze. Le priorità partono dalla filosofia che l'evento di protezione civile lo è tale in situazioni dove in genere non si verificano e quindi pensiamo alla piana, lo è meno laddove, per esempio, sulle pendici del Monte Morello, dove ciclicamente è normale che si verifichino
questi interventi. Per cui anche le priorità sulle, su, per lo spalamento, eccetera, seguiranno questa logica. Quindi la logica della grande distribuzione, della grande circolazione, la logica dei servizi pubblici, penso agli itinerari per le scuole o gli itinerari del trasporto pubblico locale, dopodiché, senza abbandonare le strade collinari, però presupponiamo che i cittadini che abitano, che transitano sulle strade collinari siano già autonomamente predisposti per far fronte da sé. A questo proposito poi si deve ricordare che le disposizioni regolamentari prevedono che nei suoli prospicienti le proprie abitazioni, i marciapiedi eccetera, siano puliti direttamente ai cittadini. Questa collaborazione ritengo sia un elemento molto importante, perché se tutti ci diamo una mano, come abbiamo visto negli eventi più o meno grandi, anche purtroppo nelle tragedie degli ultimi tempi, portano a una soluzione migliore e con meno problemi per tutti.